Mia zia abita a Milano e si è accorta di avere un nido sul balcone il 10 di marzo. Era ancora vuoto, ma non finito. Forse a causa del tempo molto secco, non trovavano del fango per cementarlo. Dopo una giornata di pioggia, la costruzione è ripresa. Il 16 marzo il nido era pronto. La merla ha deposto le uova una per volta nei giorni successivi, fino a che il 22 marzo, quando le uova erano ormai 4, ha iniziato a covarle. La merla ha sempre covato da sola. Ogni tanto lasciava il nido per nutrirsi, ma tornava presto per proteggere le uova e tenerle al caldo. Sabato 4 aprile si è schiuso l'uovo, dopo un paio d'ore un altro e dopo un terzo. Ogni volta uno dei genitori veniva a portare via i gusci d'uovo rotti per tenere il nido pulito. L'ultimo uovo ci ha messo un po' a schiudersi, ma verso sera erano nati tutti e 4. I piccoli appena nati sono rosa e quasi senza piume. Hanno il collo molto lungo e fanno fatica a tenere su la testina. Stanno tutto il tempo accoccolati uno sull'altro per tenersi caldi. Ogni tanto la mamma arriva per imbeccarli e loro allungano il collo e spalancano il becco. La mamma raccoglie anche le cacchine con il becco. Dei giorni sono cresciuti. Il becco è passato da giallo a grigio e si sono coperti di piume sempre più nere, anche se hanno ancora le piumette originarie sulla testa. Venerdì 17, mia zia ha spaventato per sbaglio un piccolo merlo che ha dovuto prendere coraggio e lanciarsi nel suo primo volo fuori dal nido. Sabato 18, i piccoli merli svolazzano in giro per il balcone. Hanno cominciato a fare dei suoni, ma la mamma torna ancora a imbeccarli.
corso della giornata la mamma ha deciso che il suo compito era ormai completato e le imbeccate sono finite. I piccoli hanno continuato a chiamare per un po' dall'orlo del balcone finché si sono decisi e si sono lanciati nel loro primo volo.